Non so Caldoro a chi si riferisce e quindi faccia nomi e cognomi se pensa di far assumere responsabilità a qualcuno che non ne ha, quindi non scendo in questa polemica. Così l'hai riferito al comune? E Caldoro sbaglia, perché il comune dialoga con tutti, il comune ha mani pulite, oneste e di pace. Io sono un magistrato, quindi la non violenza è la parte caratteristica della nostra città. Noi quindi non faremo un passo indietro nel criticare una legge costituzionalmente illegittima, antidemocratica, che espropria Napoli dai suoi poteri, e quindi la lotta democratica, giuridica, pacifica e popolare contro lo sblocca Italia continuerà. E noi siamo per la non violenza sempre, quindi siamo vicino a tutte le associazioni, comitati, cittadini, giovani, centri sociali che lottano e che lottano in modo non violento. Quindi non ci facciamo tirare in questa polemica, né Caldoro che decide a che manifestazione dobbiamo andare. Lui va a manifestare per Berlusconi quando viene condannato, noi andiamo a manifestare contro lo sblocca Italia. Poi se all'interno di una manifestazione accade che qualcuno è violento, il comune di Napoli con la violenza non c'ha nulla a che vedere, né il sindaco e né i suoi assessori. Il movimento a 5 Stelle con Fico, il comune con gli assessori Fucita e Piscopo ascoltano tutti, criticano duramente lo sblocca Italia, hanno fatto parte della manifestazione come tantissimi cittadini, e non penso che voi pensate che tutti quelli che hanno manifestato ieri sono violenti e che non hanno nulla a che vedere con la violenza. Anzi, quello che mi costa è che Fucito, Piscopo e credo lo stesso Fico hanno fatto di tutto per evitare che si possa degenerare in violenza. Quindi Napoli è una città non violenta, continuerà a manifestare in ogni modo contro una legge che è istituzionalmente violenta, perché espropria la città di Napoli e prende le distanze ovviamente da qualsiasi episodio di violenza. Questa è una dichiarazione del sindaco che impegna tutta la giunta, compreso gli assessori che erano ieri presenti.